Ciao ragazzi, benvenuti. Insieme a questo gatto che mi è entrato in casa adesso e non so chi sia, oggi parliamo di tre esercizi per migliorare con la cassa e vi metterò anche qualche chicca, come avete potuto vedere dalla copertina del video. Iscrivetevi al canale, come al solito cliccate sulla campanellina per attivare le notifiche, andate sui miei social che sono qui sotto, sono Instagram e Facebook, ma soprattutto una cosa importante ragazzi, andate sul sito GasTube perché ci sono un sacco di articoli miei, ma potete mettere voi i vostri video, i vostri articoli, quindi andate sul sito e iscrivetevi subito e poi aggiungetemi agli amici ovviamente. Come vi ho detto, oggi vi darò tre esercizi. Il primo ci servirà principalmente per il controllo del pedale e per rafforzare un po' la nostra caviglia, il secondo per la potenza della nostra gamba e il terzo invece principalmente per i doppi colpi, ma poi lo potremo usare anche per i tripli, quadrupli, quintupli. Ok, partiamo col primo, andiamo giù. Ok, quindi per prima cosa andiamo a fare un esercizio per quanto riguarda il controllo del piede. Questo esercizio si basa su 8 colpi con il tallone giù e 8 colpi con il tallone su. Quando andate col tallone su non è questo, ma è questo, nel senso il tallone un pochettino alzato da terra, vedete, però solo un pochettino, non tantissimo. Quindi senza forzare, non ce ne frega niente del volume, 8 colpi giù e 8 colpi su. Cercate di mantenere sempre più o meno la stessa potenza. Di qua andremo a fare 4 e 4. E poi 2 e 2. Fatto questo andremo a fare la scala 8, 4, 2. Ok, fate questo esercizio ma senza spaccarvi la testa, nel senso questo è un esercizio che serve per il controllo, aiuta tantissimo più che altro perché ci aiuta sia col tallone su sia col tallone giù, però non preoccupatevi, i colpi se non sono perfettamente quantizzati non c'è problema, la cosa importante è riuscire ad avere il controllo e mi raccomando cercate di tenere lo stesso volume con tallone su e tallone giù. Numero 2, eccola qua, cosa ci facciamo con questa pallina? Torniamo giù, per forza. Eccoci qui con la nostra pallina da tennis. La andiamo a mettere sotto il pedale. Se noi mettiamo questa pallina sotto farà un sacco di resistenza e sarà molto più difficile suonare il pedale. Però attenzione, se noi lo lasciamo così è veramente troppo troppo difficile e più che altro rischiamo di farci del male. Andiamo quindi a modificare la distanza del battente. Lo mettiamo un po' più vicino. E poi andiamo a suonare. Mi raccomando, non suonate dei groove troppo difficili. Allora ragazzi, una cosa importantissima, statevi bene a sentire, con questa pallina possiamo anche farci del male, quindi le cose bisogna sempre usarle ma nella maniera giusta. Il consiglio che voglio darvi è non usate questo tipo di pallina qua, io per farvi vedere ho dovuto usare questa perché purtroppo adesso avevo solo questa, però se non sbaglio tipo alla Decathlon o cose del genere ci sono delle palline da tennis, forse per i bambini, non lo so, che però sono un pochettino più morbide, provo a cercarvele, se le trovo ve le metto in descrizione, sono quelle mi sembra colorate, quindi quelle lì vanno molto meglio di queste perché queste sono veramente veramente troppo
troppo dure e facciamo troppa fatica. Ultima parte, quella che riguarda i doppi colpi, i tripli, i quadrupli, eccetera eccetera eccetera. La cosa importante è questa: ogni tanto mi chiedete, voglio fare i tripli, i quadrupli, voglio fare 7-8 colpi. Prima studiamo i doppi colpi. Tanto quando andate a suonare, il 99% delle volte si usano singoli e doppi. Quindi incominciamo a saper fare bene quelli. Poi ovviamente dopo è giusto saper fare anche tripli e quadrupli. Tra l'altro ho appoggiato la camera sul tom, cioè bellissimo. Oltre piede l'ho appoggiato sul tom. Sta da paura. Vabbè, scusate, andiamo. Allora, il concetto è quello dello slide. Ve l'ho già spiegato più o meno in un video, quello di Portnoy, che trovate cliccando qui. Praticamente faccio il primo dei due colpi un po' più indietro, più o meno a metà pedale, e poi faccio uno slide avanti e vado a fare il secondo colpo. Quindi indietro, avanti. Per quanto riguarda colpi tripli, quadrupli, è la stessa cosa, però facciamo lo slide avanti solo all'ultimo colpo. Quindi se dobbiamo fare un colpo triplo, facciamo due colpi indietro e uno avanti. Colpi quadrupli, stessa cosa, tre indietro e uno avanti. Bella sta testa mozzata. Anche oggi il video finisce qui. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un mi piace qui sotto e commentate se avete dei dubbi, perché magari ho tralasciato qualcosa, non ho detto qualcosa di importante. Vi ricordo ancora di andare qui sotto e seguirmi su Instagram e Facebook, e sul sito Castube. Vi ho già fatto una testa tanta prima, quindi non vi dico più niente. Noi ci vediamo al prossimo video.